Carissimi bambini, ciao a tutti! Come state? Spero che stiate tutti bene! Oggi con questo video vi insegnerò un gioco. Ognuno di voi sarà il guardiano della città del 10. Per questo gioco avete bisogno delle automobili, dei camion, dei treni e delle navi traghetto. Ma voi avete tutto questo materiale? Io non ho niente. Allora mi è venuta in mente un'idea grandiosa. Al posto dell'automobile utilizzeremo delle cannucce. Cannucce di qualsiasi colore, anche di colori diversi. Oppure, se non avete le cannucce, tagliate delle striscioline di carta. Per i camion vanno bene degli elastici. Chi vuole può costruire le automobili e anche i camion. Allora, per le automobili, ecco qui. Basta che scrive anche A di automobile. Per il camion, ecco qui. Ma scriverete il nome, la parolina camion. Bene, iniziamo a giocare. Immaginate questa città circondata da alte mura. E in questa città circondata da alte mura c'è solo una porta attraverso la quale si può entrare. Vicino a questa porta, per controllare il traffico, per rispettare le regole, si mette il guardiano, vi metterete voi. Allora, in questo momento vogliono entrare in città 14 automobili. Il guardiano si mette a controllare e inizia a contarle. Ecco qui le 14 automobili. Bene, inizia a contare. Una, entra. Due, entra. Tre, entra. Quattro, ed entra. Cinque, entra. Sei, entra. Sette, entra. Otto, entra. Nove, entra. Ecco qui la decima automobile. Ma non può entrare la decima automobile. Vi ricordate la regola della storia che vi ho letto ieri? Nella città del 10 fino a 9 automobili possono circolare liberamente. Quando arriva la decima, cosa si fa? Allora, il guardiano, quando arriva la decima, chiama un momento fuori dalla città le 9 automobili che erano appena entrate. Eccole qua. Le chiama un momentino. Prende la decima automobile e tutte assieme le carica sul camion. Ora il camion può entrare. Ecco qui che entra il camion. Al di fuori della città rimangono le altre 4 automobili. Ora possono entrare queste 4 automobili. Bene, adesso vi mostro. Nella città del 10, in questo momento, circolano un camion e 4 automobili sciolte. Cosa vuol dire? Che possono circolare liberamente come vogliono. Questi sono i veicoli che stanno passando per le vie della città del 10. Adesso vi faccio una domanda. Quante sono le automobiline in tutto? Le automobiline in tutto sono 10 caricate sul camion e 4 per strada. Ora voi continuate ad essere i guardiani della città del 10 con i numeri che volete. Spero vi sia piaciuto a tutti. E arrivederci a domani. Ciao!